Zu e il legno portato dal mare. Che c'è, Pok? Oh, è solo un temporale, Pok. So che fa rumore, ma non c'è niente di cui aver paura. Spero che smetta per domattina. Il nonno porterà me e Elsie in spiaggia. Va tutto bene, Zu? Ti ho sentito parlare. Tutto a posto. Parlavo con Pok, è un po' spaventato. Quanto durerà la tempesta? Oh, non molto. Ora però cercate di dormire. D'accordo, ci proveremo. Il temporale è finito, Pok. Bene, potremo andare in spiaggia. Secchiello c'è. Paletta c'è. Forza, Pok! Zu? Sì, mamma? Non prendi la tua colazione? Grazie, mamma. Oh! Che è successo al giardino, nonno? Hai visto? La forza del temporale ha spazzato via tutto. E ha fatto questo disastro. Oh, e andremo lo stesso in spiaggia. Oh, ma certo. Ma prima lascia che rimetta un po' in ordine. Va bene. Ti aiuterò. Teli da mare ci sono, sdraio c'è. Ora possiamo andare. Oh, posso prendere questo? Prendilo pure. E questo? Beh, perché no? E anche il frisbee? Oh, santo cielo, Zu. Ma ce la fai a trasportare tutte quelle cose? Certo, nonno. È importante avere delle cose da fare in spiaggia. Zu, aspetta ad andare. Stai dimenticando il tuo pranzo. Oh! Grazie mille! Passate una bella giornata! Grazie, papà! Ciao! Vieni, Elsie. Noi siamo pronti. Si parte! Si va al mare! Ciao, mamma! Divertitevi! Scegli un bel posto dove metterci. D'accordo, nonno. Allora scelgo questo posto. Oh, oh. Ottima scelta, Zu. Ciao, Zu. Ciao, Elsie. Ciao. Ciao. Come si fa? Perché ci sono tutti quei legni? Oh, non lo so. Andiamo a vedere. Chissà da dove vengono. Questo è un po' curvo, come la proa di una barca. Che cosa c'è, Zu? Magari è naufragata una nave. Oh, forse hai ragione. E siccome ce ne sono molti, il naufragio deve essere avvenuto non lontano da qui. Proviamo a cercare laggiù. Non allontanatevi. Non preoccuparti. Questo sarà di una nave? Può darsi. Forse ci stiamo avvicinando. Elsie, è il relitto di una nave pirata. Ho ho! Zack! Oh! Sei qui! Sì, sono venuto con Zinnia. Dov'è il relitto della nave pirata? Quale nave pirata? Stavo soltanto costruendo un castello di sabbia dei pirati. Non credo che i pirati abbiano un castello. Lo so, ma non sono capace di fare una nave pirata con la sabbia. Come procede il tuo castello di sabbia, Zack? L'ho terminato, Zawi. È venuto molto bene, sai. Stiamo cercando un relitto vero. Ecco da dove vengono quei legni. Il relitto di una nave. Potrebbe essere. Ci vuoi aiutare, Zack? Oh, sì, che bello!
Là! Sembra proprio una bella barca. Vediamo se manca qualcosa. A me sembra sia tutto a posto. Ah, Zu! Vedo che sei affascinato dalla mia barca. Sì, zio Xavier. Pensavamo che fossi un relitto. Un relitto? Oh, no! È l'ultimo modello. Ora il mio papino mi porta al largo, così potrò pescare. E adesso dove possiamo andare a cercare? Ecco, seguiamo le tracce di questi legni. Delle tracce? Ci condurranno da qualche parte. Guardate laggiù! Quelli prima non c'erano. Potrebbero essere del relitto. Forse troviamo anche un pezzo di albero, o di un timone, o una targhetta, oppure... Sono solo dei rami e dei legnetti marci. Nessuna di queste cose proviene da un relitto. Ci sono Sigmund e Zoroaster. Forse possono dirci dove cercare. Ciao, Sigmund! Ciao, Zoroaster! Ciao! Anche voi state cercando il relitto. Il relitto? Non ci sono stati i naufragi, Zu. E allora, da dove viene questo legname? Oh, l'hanno portato le onde del mare. Che cosa significa? Beh, a volte succede che i rami degli alberi si rompano e cadano nelle acque dei fiumi. Così vengono trasportati fino al mare che li porta via con sé. E più stanno in acqua, più vengono consumati e assumono forme interessanti, come quello che hai tu. Ma come mai ce ne sono così tanti in spiaggia? Il temporale! Indovinato, Elsie! Il temporale è stato così forte stanotte che molti detriti sono finiti sulla spiaggia. Oh, quindi non c'è stato nessun naufragio. No, per fortuna. Ma noi vogliamo raccogliere questi legni perché pensiamo che potremmo realizzare una scultura particolare. Sembra divertente! Possiamo aiutarvi? Oh, sarebbe bello. Forza, raccogliete più legnetti che potete. Io prendo anche questo. Forse per te è troppo pesante da sollevare, Pock. Ti aiuto. Ops. Zinnia, potresti prestarmi il tuo retino? Mi spiace, ma lo sto usando io, Zu. Anche se non ho ancora catturato nessun pesce. Nessuno? Perché non provi a raccogliere dei legnetti allora? Dopo li useremo per fare una scultura. Oh, posso aiutarvi a costruirla? Zoroaster, può unirsi a noi anche Zinnia per la scultura? Mi farebbe molto piacere. In questo lavoro più siamo e meglio è. Forza Rema, bambino! Ho visto un reletto! Ho preso qualcosa anch'io, visto? Bravissima, tesoro mio! Ne abbiamo raccolti un mucchio! E ne arrivano altri, guardate! Eccoci qua, Zu! Oh, cielo! Hai avuto una giornata molto indaffarata. Ma cosa intendi fare con tutto questo legname, Zu? Costruiremo una scultura tutti insieme! Oh, fantastico! Ma che tipo di scultura? Beh, non ci abbiamo ancora pensato, vero? Può darsi che Zu un'idea ce l'abbia. Semplicemente geniale, sembra proprio una vera barca che solca le onde del mare. Zu ha avuto un'idea grandiosa, vero? Ma dov'è Zu? E Zack? Pensavo mancasse un tocco finale. E grazie a Zack, la barca avrà una super bandiera. Ta-da! Così è finita. Chiamerò la barca il legno portato dal mare. La mimetizzazione di Zu.
Zu? Dove sei, Zu? Sono qui, nonno. Ecco dove eri finito. Ti sei nascosto molto bene. Ho cercato di mimetizzarmi meglio che potevo. E ti assicuro che ci sei riuscito. Devo fare una ricerca per la scuola sugli animali. E poi ho visto un programma in TV sul mimetismo. Così ho pensato di fare una ricerca sugli animali che si camuffano. Mi sembra un'idea grandiosa, Zu. Ci sono un sacco di animali che si sanno nascondere. Da dove partiamo a cercarli? Cominciamo da qui, però mi serve la macchina fotografica e il quaderno. Nonno, guarda! Quel piccolo insetto verde ha lo stesso colore della pianta. Oh sì, è vero! Hai una vista formidabile, Zu. Gli insetti verdi vanno sugli steli verdi. In questo modo non si vedono. Quella coccinella di certo non sa nascondersi. Non può giocare al nascondino. Oh, Tana! Tana! Buona questa, Zu. Ehi, oh, lo vedi quello, Zu? È un porcellino di terra. Ah, sì, ha lo stesso colore dei sassi. Si nasconde sotto i sassolini. Guarda, sul tronco! Una farfalla marrone! Sai, Zu, io credo che quella sia una falena. Vivono di notte. Se è una falena, sarà stanca. È rimasta sveglia tutta la notte. Nonno, andiamo al parco, ti prego. Voglio cercare altri animali. Oh, buona idea, Zu. È anche una bella giornata per una passeggiata. Oh! Zu! Ciao, Zack. Salve, signor Zoe. Ciao a tutti. È bello vedervi qui. Ehi, Zu! Vieni a giocare con me sull'altalena. Scusa, Zack, ma devo fare una ricerca sulla mimetizzazione. Cos'è la mimetizzazione? Mimetizzazione. Gli animali difficili da vedere. Cerchiamoli insieme. Mi vuoi aiutare? Sì! Oh, wow, guarda là, Zack. Dove? È un insetto stecco. Cosa? No, ti sbagli, Zu. È solo un ramoscello rotto. Guarda bene. Forte! Hai ragione! Bellissimo, non è vero? Zack, sarebbe meglio tornare in negozio. Sei pronto? Oh, papà, dobbiamo andare via proprio ora! Se vuoi, puoi lasciare Zack qui con noi. Lo riaccompagno io a casa. Beh, saresti molto gentile, grazie. Sì! A più tardi, figliolo. Ciao, papà! Sai, Zack, voglio andare in spiaggia a trovare altri animali che si mimetizzano. Ma prima devo raccogliere dei ramoscelli e delle foglie per la ricerca. Ti aiuto io! Grazie per avermi aiutato con questa raccolta, Zack. E anche a te, nonno. Sono esempi di luoghi in cui si nascondono gli animali. Forte! Ehi, hey, Zoe! Salve, Zoe! Ciao a voi! Vedo che vi state divertendo. Zack e il nonno mi stanno aiutando con la ricerca. Studio gli animali che si mimetizzano. Beh, questo è il posto ideale. Ci sono un sacco di animali nascosti qui. Se sapete dove guardare. Oh, Zack! Wow! Perfetto, grazie, Zawi. Ho fatto delle foto fantastiche. No, è stato un piacere. Non sapevo che così tanti animali si potessero mumificare. Mimetizzare. Siamo in due a stupirci. Li hai aiutati a trovare molte creature fantastiche, grazie. Non c'è di che. Che ne dite? Possiamo tornare a casa a fare merenda? Oh, sì, ti prego, nonno.
Ma prima prendo dei sassolini e delle alghe per la ricerca. Ho quello che fa per voi. Oh! Ciao, Zu! Ciao, Zack! Ciao! Ehi! A cosa vi servono quelle cose? Le abbiamo raccolte per la mia ricerca. E Zack mi ha aiutato. Invece io la farò sugli animali notturni. Ne ho trovato uno. Guarda. Vedo solo un tronco. No, guarda bene, è una falena. Le falene vivono di notte. E questa si è mimetizzata. La mia ricerca parla di questo. Oh, com'è carina! La mimetizzazione è un'idea bellissima. Zu, ho trovato! Che cosa? È da un po' di tempo che stavo cercando di farmi venire un'idea originale per un'installazione artistica. E ho fatto anche diversi tentativi, ma nessuno mi ha soddisfatta. Finché Zu non ha menzionato la mimetizzazione. Bravissimo, Zu! Sì, ottimo lavoro. È un'idea così creativa e stimolante che riesco già a vederla. Come? Dove? Beh, con la mia immaginazione per il momento, Zu, ma presto tutti saranno in grado di ammirarla. Grazie ad un piccolo aiuto da parte vostra. Devo solo finire di appuntare l'ultimo pezzo e saremo pronti a iniziare. Aspetta, lascia che ti aiuti. Fatto! Perfetto! Bene, mettiamoci al lavoro. Prima dipingeremo questo di bianco. Ma è già bianco. Sì, è vero, ma ci sono svariate tonalità di bianco e ho trovato quello che fa al caso nostro. Vedrete! Finito! Grazie mille a tutti! Avete fatto un lavoro grandioso! E ora cosa dobbiamo fare? Promettetemi di non dirlo! E ora non succede niente! Può darsi che sia ancora presto! Pensavo che Zu fosse qui con voi! Dov'è finito? Io non lo so! Certo che è un bel mistero! Salve a tutti e grazie per essere venuti alla mia installazione chiamata... No, ve lo dirò più tardi. Gli animali sono soliti mimetizzarsi per nascondersi da noi e per proteggersi fra di loro. Zu mi ha dato l'ispirazione per questo evento. Non so dove sia perché volevo ringraziarlo, ma guardate questo. Il titolo di questa creazione è... Ora li vedete... Ora non li vedete! Oh! Fantastico! Davvero geniale! Oh! Forte! E pensare che è stato Zu a dare l'ispirazione a Zina. Oh, io ho aiutato a dipingere! Che cosa ti dico sempre? Dobbiamo mettere delle installazioni nella nostra galleria. È la tendenza artistica del momento, caro. Sì, cara, ne ho sentito parlare. Avrei voluto avere io l'idea della mimetizzazione per la ricerca di scuola. Tu cosa hai fatto, Zinia? Gli animali che vivono sottoterra, zia. Ed era anche un'idea carina. Finché Zinia non ha riempito il nostro giardino di buche scavando per trovare quelle creature. E ora voglio ringraziare i miei meravigliosi aiutanti Zu, Elsie e Zack. Per non parlare del nonno di Zu che ci ha aiutati a dipingere. E grazie a tutti voi per essere intervenuti. Spero che abbiate gradito. Corrale! Che meraviglia! Complimenti! E ho anche preparato un rinfresco per tutti. Sono stati bravi. Un'idea geniale. Questo frullato di frutta esotica è squisito. Sì. Oh, lo vedi? Sì. Ora non lo vedi più. Aggiungerò queste foto alla ricerca. Daranno il tocco finale al lavoro. Sono felice che la mia idea sia servita per aiutare la mamma di Elsie. Elsie! Zack! Ora ci vedi? Ora non ci vedi? Zu e l'uovo di dinosauro. Che film fantastico, vero? Io
adoro i dinosauri! Anch'io! Vediamone un altro! Non abbiamo ancora visto il ruggito del dinosauro! Su! Non sarebbe meglio fare qualcosa all'aria aperta? È una giornata stupenda! Sì! Perché non andiamo a giocare al parchetto? Buona idea! Possiamo sempre guardare i film quando piove! Guardia mondo! È arrivato Zoo Dinosauro! Il più grande e terribile dinosauro della Terra! Non preoccuparti, Elsie! Nonnosauro sta venendo a salvarti! Non essere troppo sicura, nonnosauro! Zoosauro prenderà anche te! Aspettate! Nonno, guarda! Sul prato! Cosa sarà, Zoo? Non so di preciso cosa sia. Non vorrei sbagliarmi, ma io ho un'idea. Zoo, cosa pensi che sia? Ricordi il film che abbiamo visto prima? Pensi che sia un dinosauro? Non un dinosauro, un uovo di dinosauro! Vedi? È grande ed è ovale. Non può essere che un uovo di dinosauro. È anche molto pesante. Chi lo sa, forse è un uovo di Tirannosauro Rex. Era il dinosauro più forte di tutti. Oh, speriamo che non lo sia, Zoo. Non sono animali amichevoli. Potrebbe essere semplicemente una pietra grossa. Ma nonno, non sembra affatto una pietra. È tutto ovale, insomma è ovoso. Oh, sì, è ovoso, ma... Però per essere un uovo di dinosauro è molto carino. Mi dai il permesso di curarlo, nonno? Ti prego. Beh, non vedo perché no. E non credo che appartenga a qualcun altro. Wow! Deve essere un uovo molto vecchio. Se ci fosse un dinosauro nel parco, l'avrebbero visto tutti. Sì, e sentito tutti. Wow! Zoo, credo che Pock si senta trascurato. Non preoccuparti, Pock. Tu sarai sempre il mio amico speciale. Non posso giocare con un uovo come gioco con te. Nonno, potremmo imparare qualcosa sulle uova di dinosauro con il tablet. Possiamo usarlo? Ottima idea, Zoo. Anch'io sono curioso di sapere. Grazie, nonno. Uovo di dinosauro. Accipicchia. Ce ne sono parecchie. Questo assomiglia un po' al tuo uovo. Sì, ma non ha le macchie rosse come il mio. Sai una cosa? Rompiamolo per vedere se c'è un piccolo di dinosauro. Sì, così crescerà diventando grande come il tuo giardino. Beh, se diventasse troppo grande, gli costruirei una cuccia speciale solo per lui. E poi se la mangerà. Oh sì, lasciamolo schiudersi da solo. Magari potrebbe aiutarlo un po' di musica. D'accordo, Zoo. Possiamo provare. Noi andiamo in camera, nonno. Va bene, Zoo. Ci vediamo dopo. Fammi provare. Forse ama di più la musica pop. Proviamo. Non è successo niente. Sembra che la musica non faccia niente all'uovo. Guarda, Elsie, si è mosso. Se è un uovo di dinosauro, è stato il piccolino a farlo dondolare. Non credo sia come dici tu. Si è spostato perché non era stato sistemato bene fra i cuscini. Oh, già, hai ragione. Vieni qui, Pock. Forse se lo covi tu, si schiuderà. Solo per poco tempo, Pock. Le tue piume lo terranno al caldo. E il dinosaurino romperà il guscio. Come vanno i miei due uova sitter?
Volevo dire 3 uova sitter. Va benissimo, nonno, ma servirebbe qualcosa per tenere fermo l'uovo. Oh, hai ragione, Su. Che ne dici di questi? Sì, questi andranno benissimo. Tutte le uova di dinosauro vorrebbero un nido così. Siamo tornati! Mamma e papà, voglio fargli vedere quello che ho trovato. Mamma, papà, guardate cosa ho trovato al parco. Un uovo di dinosauro. Oh. Oh, ma è bellissimo, Bisù. È fantastico. Sembra proprio un uovo di dinosauro. Bene, bene, bene. Bravo, hai trovato un oggetto speciale. Spero che l'uovo non si schiuda adesso, mentre siamo a tavola. Vado io! Ciao, Zinnia! Ciao, Su! Oh, prego, entrate! Ti ringrazio, nonno. Ciao, Su, sono in casa. Mammina e papino vanno un po' di fretta oggi. Questo lo vedo. Mi spiace, oggi non ho sentito nessuno che abbia trovato una scultura, Zelda. Ma se sento qualcosa, ti avviso. È un pezzo importante di Zayn Xander III. E sai chi è lo scultore vivente più importante di tutto il mondo? E Xavier ha perduto il suo capolavoro. Che disastro! Come faremo? Era il pezzo più pregiato della nostra nuova mostra. La nostra reputazione nel mondo dell'arte sarà distrutta. Oh, insomma, cerca di capire, cara. Ho fatto tante cose oggi. Prima ho portato Zinni a scuola, poi sono andato dal signor Zoe. Dopo ancora ho fatto visita a tutti i fornitori. L'avrò lasciata da qualche parte. Hai fatto la strada a ritroso, Xavier? Sì, certo che l'ho fatto. E svariate volte anche, ma senza alcun risultato. Tutti abbiamo perso qualcosa nella vita, zio Xavier. Vedrai che lo ritroverai. Come dice la bisnonnina, lo troverai quando non ci penserai più. Oh, magari fosse così. Allora smetto subito di cercare. Dobbiamo proprio andare adesso. Devi ancora dire a Zayn Xander quello che ti è successo. E chissà quale sarà la sua reazione alla notizia. Ma volevo farvi vedere quello che ho trovato oggi. Un'altra volta, caro. Ma io voglio vedere quello che ha trovato Su ora. Ti prego, mammina. Papino? Va bene, Zinnia cara. Ma cerchiamo di fare in fretta. Seguitemi. Ma prima dovete chiudere gli occhi. Ora potete riaprirli. Straordinario, vero? L'ho trovato al parchetto. Io non ci posso credere. Sei incredibile, Su. Non so come ringraziarti. Per cosa? Quella è lei! La scultura che ha perso il mio papino! La scultura? Allora non è un uovo di dinosauro? Beh, in effetti è quello che rappresenta. Non per niente! Zayn Xander ha intitolato il suo capolavoro Uovo di dinosauro. Sono andato a prendere la scultura questa mattina e mi sono fermato un momento al parco. Evidentemente devo averla lasciata là. Ecco, tieni, zia Zelda. No, oh, speravo fosse un uovo di dinosauro. Peccato che l'uovo non fosse di dinosauro. Però mi sono divertito a occuparmi di lui. Anche Pock sembra felice dell'uovo di creta che avete fatto tu e Elsie. È stata molto gentile, zia Zelda, a darvi la creta e i colori come ricompensa. Sì, ha detto che erano le migliori tempere del negozio. Credo che Pock sia felice che non ci sia un cucciolo di Tirannosauro Rex per casa. Sì, immagino avremmo avuto qualche litigio. Sì, hai ragione, nonno. Il miglior posto per un Tirannosauro Rex è la TV. Chi vuol vedere un bel film di dinosauri con me? Io!